Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, altro gioco. Domani vi porterò il tutorial di questo gioco che vi sto per far vedere. Ovviamente però ci servono like, così mi fate capire che vi interessa. Allora, dopo aver mescolato un pochino il mazzo, chiedo allo spettatore di dirmi stop in un punto qualsiasi mentre distribuisco le carte e da lì prenderemo sette carte che serviranno per rintracciare la sua carta che poi andrà a scegliere. Allora, supponiamo mi dica stop, ad esempio, in questo punto, ok, veramente in un punto a caso, prendiamo sette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Va a mescolare queste sette carte, andrà a mescolare anche il mazzo grande e dopodiché gli chiedo di andare a tagliare un po' di carte, meno della metà. Poi capirà perché. Allora, supponiamo tagli questa porzione di carte e deve andare a contarle. Il mago può essere anche girato mentre fa questa operazione, cioè non importa che il mago sappia il numero, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E queste qua le può togliere. E andrà a vedere la 17ª carta nel rimanente mazzetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 di picche. La sua carta è il 5 di picche e la lascia lì dove l'ha trovata. Ecco perché ha tagliato meno di metà, perché se il numero fosse stato, che ne so, 35, non avremmo avuto 35 carte, giusto? Bene. Ora, come dicevo, abbiamo scelto sette carte per andare a ritrovare la sua. Lui queste qua le ha mescolate. Adesso di volta in volta ne giriamo una e porteremo sotto tante carte quanto quel valore. Cominciamo con la prima, 8. Quindi lo spettatore prende 8 carte e le mette sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi donna che vale 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poi 3, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 1, 2, 3, 4. Siamo quasi verso la fine. 5, 1, 2, 3, 4, 5. E infine 2, 1, 2. Sarebbe incredibile se sulla cima del mazzetto ci fosse proprio il 5 di picche, la carta scelta dallo spettatore in un mazzo ovviamente con tutte quante carte diverse. Ci vediamo domani per il tutorial. Ciao!